Quilters, eccoci arrivati ad un nuovo video della nostra rubrica Cuciamo Insieme. Il video e quindi il progetto che andremo a realizzare oggi sarà un progetto molto più semplice e veloce rispetto a quelli realizzati finora. Andremo infatti a realizzare un bellissimo table runner. Un table runner autunnale appunto per la stagione che sta arrivando. Io ve lo faccio vedere, è questo, ok? Si chiama Autumn Falls ed è un progetto gratuito come sempre di Robert Kaufman. Essendo gratuito, ovviamente andremo poi durante il video a darvi tutte le misure necessarie per realizzarlo. Allora, come dicevo all'inizio, il progetto è molto semplice, quindi è adatto anche a chi ha le prime armi con la tecnica del patchwork. Il progetto finito misura un 22 pollici e mezzo per 64 pollici e mezzo, quindi diciamo una misura standard per quanto riguarda appunto un table runner. Nulla vi vieta ovviamente di farlo più corto o comunque più lungo o anche se volete più largo. Quello che andremo a fare noi è ovviamente quello che viene riportato nel cartamodello, quindi con la misura che vi ho detto poco fa. Andiamo a vedere quelli che sono i tessuti che ci servono, e soprattutto il metraggio appunto di ogni tessuto. Allora, ci serviranno ovviamente tonalità per chi vuole farlo, in tema, tonalità autunnali, ok? Ci serviranno quindi sei tessuti a fantasia. Io ve li faccio vedere, ho scelto questi. Ok? Colori molto caldi, soprattutto colori adatti a questa stagione. Questi sono poi i tessuti che saranno presenti all'interno del kit. Il kit che presenteremo sarà appunto con questi colori. Per questi sei tessuti, quindi sei tessuti a tonalità autunnale, vi serviranno per ognuno un quarto di yarda, quindi diciamo 10 pollici, ok? Per quanto riguarda invece il tessuto di base o di fondo, chiamatelo come volete, vi servirà ovviamente un tessuto chiaro in contrasto, ok? Io ho utilizzato un tessuto Kona, quindi un tinta unita, e ve ne serviranno una yarda e un quarto, ok? Quindi questo è tutto quello che vi serve a livello di tessuti. Essendo un progetto gratuito, ovviamente nel video vi farò vedere, vi dirò i tagli da fare e appunto tutte le misure, e andremo appunto insieme a realizzare questo progetto. Quindi, piano di taglio, ovviamente le misure saranno in pollici, quindi piano di taglio in pollici, rotella, squadra e iniziamo a tagliare. Occupiamoci ora del taglio dei tessuti. Iniziamo a tagliare i tessuti colorati. Quello che vi farò vedere ora, sarà il taglio che dovrà essere fatto su tutti e sei i tessuti, ok? Quindi ve lo farò vedere sul primo colore. Ovviamente voi lo andrete poi a fare su tutti i 5 tessuti rimanenti da un quarto di pollice. Allora, andiamo a ricavare dai nostri tessuti una striscia da 4 pollici, lungo ovviamente tutta l'altezza del tessuto e una striscia da 3 pollici e mezzo. Ok, una volta tagliata, andiamo a ricavare dalla striscia da 4 pollici 4 quadrati, ovviamente da 4 pollici. Quindi andiamo a rifilare, teniamo pure il tessuto in doppio. Quindi tagliamo i primi due e tagliamo i secondi due, quindi 4 quadrati da 4 pollici. Dalla striscia invece da 3 pollici e mezzo andremo a tagliare 8 rettangoli, scusate, 8 quadrati da 3 pollici e mezzo, quindi 8 quadrati. Andiamo sempre a rifilare
e andiamo a tagliare. Quattro. Sei. E l'ultimo. Otto quadrati. Quindi questo è quello che ci servirà per quanto riguarda i tessuti colorati. Ricapitolo un secondo, quindi da ogni tessuto da un quarto di pollice, ok? Andiamo a tagliare una striscia da 4 pollici lungo tutta l'altezza del tessuto e una striscia da 3 pollici e mezzo. Dalla striscia da 4 pollici andremo a ritagliare 4 quadrati, ovviamente da 4 pollici, mentre dalla striscia da 3 pollici e mezzo andiamo a ricavare 8 quadrati, ovviamente da 3 pollici e mezzo. Andiamo a tagliare e a preparare tutti i tessuti colorati, dopodiché ci rivediamo e andiamo a tagliare quello che è il tessuto base. Ci occupiamo ora del taglio del tessuto chiaro, quindi il tessuto base. Allora, iniziamo a vedere quello che ci serve. Vi ricordo che ci serve, per quanto riguarda il tessuto chiaro, una yarda e un quarto. Io ne ho preso un solo pezzo, adesso vi faccio vedere i primi tagli. Allora, per prima cosa andiamo a tagliare 3 strisce da 4 pollici. Quindi una, due, tre, e quattro. Ovviamente lungo tutta l'altezza del tessuto, ok? Ora, da queste 4 strisce andiamo a ricavare 24 quadrati, ovviamente da 4 pollici. Quindi andiamo a posizionarle. Io per fare più in fretta ne sovrappongo una sopra l'altra. Voi ovviamente o fate in questo modo oppure ne tagliate una alla volta. Quindi andiamo a rifilare. E andiamo a tagliare i nostri quadrati. Ok, quindi questo è il primo taglio che andremo a fare con il nostro tessuto base. Quindi ricapitolo, andiamo a tagliare 4 strisce da 4 pollici lungo tutta l'altezza del tessuto e andiamo a ricavare 24 quadrati. Ci rivediamo tra un attimo, così vi faccio vedere anche il resto dei tagli. Proseguiamo con i tagli del tessuto chiaro. Allora, ci serviranno adesso una striscia da 3 pollici e mezzo, lungo ovviamente tutta l'altezza del tessuto, da cui andremo a ricavare 12 quadrati da 3 pollici e mezzo. Quindi andiamo a rifilare e andiamo a ritagliare i nostri pollici. Quindi 2,
6. Dieci e l'ultimo 12. Quindi striscia da 3,5 e andiamo a ricavare 12 quadrati. Li mettiamo da parte. Ok, andiamo invece adesso a tagliare due strisce sempre lungo l'altezza del tessuto da 3 pollici. Ok, quindi le andiamo a tagliare. Ok. E andiamo a ricavare 24 quadrati da 3 pollici. Quindi andiamo come sempre a rifilare e andiamo a tagliare. Ok, ventiquattro. A questi quadrati, su tutti quelli che abbiamo tagliato, andiamo a disegnare la diagonale. Quindi andiamo a prendere la nostra penna e su tutti i nostri triangoli andiamo a segnare la diagonale. Solo una, ok? In questo modo lo andiamo a disegnare su tutti. Ora, una volta fatto questo, andiamo a fare l'ultimo taglio per quanto riguarda il tessuto chiaro. Per quanto riguarda il tessuto chiaro, gli ultimi tagli che dovremo andare a fare saranno 10 strisce da 2 pollici. Ora ve le faccio tagliare, dopodiché andiamo a vedere i sottotagli da realizzare con queste strisce. Quindi iniziate a tagliare 10 strisce da 2 pollici. Ok, allora di queste 10 strisce che abbiamo tagliato iniziamo a fare i sottotagli. Allora, per prima cosa andiamo a tagliare sei rettangoli da 2 pollici per 9 pollici e mezzo. Ok? Quindi tagliamo i primi due, 9 pollici e mezzo, e poi andiamo a tagliare gli altri due. Prendiamo un'altra striscia, andiamo a tagliare gli ultimi due rettangoli. Ok, e abbiamo fatto. Ora andiamo a tagliare 5 rettangoli da 20 pollici. Quindi prendiamo direttamente due strisce. Ok, iniziamo a tagliare i primi 4.
e andiamo a tagliare l'ultimo. L'ultimo tagliamolo singolo. Così. Ci avanza magari del tessuto, quindi abbiamo detto 20 pollici. Ok. Anche questi rettangoli sono a posto. Ora andiamo a tagliare due rettangoli da 23 pollici. Quindi le strisce le dovremo aprire. Ok. E tagliamo a 23. Quindi questo sarà il primo. Aspettate che leggo questo. E poi andiamo a tagliare il secondo. A 23 pollici. Ok. Allora, i primi tagli sono stati fatti. Le strisce che vi avanzano più i pezzettini che vi sono avanzati dall'ultimo taglio li mettiamo un attimo da parte perché poi li andremo a cucire insieme per realizzare appunto i bordi più esterni. Quindi questi li teniamo da parte un attimo. Tutti i tagli che ci servivano anche del tessuto per iniziare a lavorare ci sono tutti, quindi una volta che abbiamo tagliato anche tutto il tessuto A, adesso io tessuto A, tessuto di base, adesso io vi rifaccio, vi do l'elenco di quelli che sono tutti i tagli, ok? Allora, dal tessuto A andremo a tagliare 3 strisce da 4 pollici, ok? Lungo tutta l'altezza del tessuto, quindi i tagli che vi dirò adesso delle strisce sono lungo tutta l'altezza del tessuto, quindi 3 strisce da 4 pollici dove andremo a ricavare 24 quadrati. Taglieremo poi una striscia da 3 pollici e mezzo dove andremo a ricavare i nostri quadrati, ce ne serviranno 12, ok? E andremo poi a tagliare 2 strisce da 3 pollici da cui ricaveremo 24 quadrati dove andremo a disegnare la diagonale, ne andremo a disegnare solo una su tutti i quadrati che abbiamo tagliato da 3 pollici, ok? Ultimo taglio che andiamo a fare, andiamo a tagliare 10 strisce da 2 pollici, da cui ricaveremo 6 rettangoli da 2x9 pollici e mezzo, 5 rettangoli da 2x20 pollici e 2 rettangoli da 2x23 pollici. Questi sono i tagli che ci servono adesso. I pezzi invece di tessuto e le strisce che ci sono rimaste intere le mettiamo da parte perché poi ci serviranno per il bordo finale. Quindi una volta tagliato questo e tagliato tutti i quadrati che vi ho detto dei tessuti colorati, iniziamo a vedere come cucire. Ora, una volta che abbiamo tagliato e preparato tutti i nostri pezzi, possiamo iniziare ad assemblarli e creare i nostri blocchi, quindi le nostre foglie autunnali. Allora, per prima cosa andiamo ad utilizzare i quadrati da 4 pollici che abbiamo tagliato dai tessuti fantasia
e i quadrati sempre da 4 pollici tagliati invece dal tessuto di fondo. Sul tessuto di fondo andiamo a disegnare la diagonale, ne disegniamo solo una. Dritto contro dritto e andiamo a cucire a un quarto di pollice a sinistra e a destra della diagonale che abbiamo disegnato. Quindi prima cucitura. Giriamo e andiamo a cucire il lato opposto. Ok. Una volta cucito, andiamo a tagliare sulla diagonale disegnata. Ed ecco che abbiamo ottenuto il nostro quadrato a due colori. Andiamo a stirare la cucitura verso la parte colorata. Andiamo ovviamente a tagliare le eccedenze. Ed ecco quello che andremo ad ottenere. Per ogni colore ne dovremo andare a fare 8, ok? Quindi alla fine andremo ad utilizzare tutti i quadrati da 4 pollici che abbiamo tagliato dai tessuti fantasia, ok? Quindi li andremo a utilizzare tutti. Li mettiamo un attimo da parte e andiamo ora a costruire il gambo delle nostre foglie. Andiamo ad utilizzare i quadrati che abbiamo ottenuto dai tessuti fantasia, quelli da 3 pollici e mezzo, e ci serviranno due quadrati del tessuto di fondo da 3 pollici, quelli dove vi avevo detto all'inizio di segnare tutte le diagonali. Quindi io le vado a segnare. Ed iniziamo ad assemblare. Quindi andiamo a cucire dritto contro dritto il primo quadrato, ok, in questo modo direttamente sulla diagonale in questo caso. Ok, andiamo a rifilare a un quarto di pollice ed ecco che abbiamo ottenuto il primo lato. In questo caso andiamo a stirare la cucitura verso il tessuto di fondo. Stesso procedimento lo andiamo a fare invece dall'altro lato. Quindi andiamo a posizionare il nostro quadrato. E andiamo a cucire esattamente sulla diagonale disegnata. Anche in questo caso rifiliamo l'eccedenza a un quarto di pollice. Stiriamo verso la parte chiara ed ecco che abbiamo ottenuto il gambo delle nostre foglie. Per quanto riguarda invece questo
questa parte di blocco che siamo andati a realizzare ora, ce ne serviranno due uguali per ogni fantasia, ok? Quindi due per ogni colore. Andiamo a cucire, prepariamo tutto quello che ci serve e ci rivediamo poi che iniziamo ad assemblare i vari blocchi. Ora iniziamo a creare le nostre foglie. Cosa importantissima prima di realizzare appunto i nostri blocchi, vi ricordo che i blocchi dovranno essere due per colore, quindi le fantasie che abbiamo usato, appunto i blocchi che andremo a realizzare saranno due per ogni fantasia. Prima cosa, prima di iniziare a cucire e a creare le nostre foglie, dobbiamo andare a rifilare i nostri mezzi quadrati che abbiamo ottenuto e cucito in precedenza a 3,5 pollici, ok? Quindi ci posizioniamo esattamente in questo modo e andiamo a rifilare. Li rifiliamo tutti quelli che abbiamo cucito, Io ve ne faccio vedere un paio. Ok. Una volta che li abbiamo rifilati tutti, iniziamo con la costruzione. Ci serviranno i nostri quadrati da 3,5 pollici del tessuto di fondo e iniziamo a posizionare i nostri mezzi quadrati. Questa sarà la prima striscia, ok? Quindi partiremo dal quadrato da 3,5 pollici del tessuto di fondo e poi andremo a cucire i due mezzi quadrati posizionati esattamente in questo modo, quindi dritto contro dritto andiamo a cucire i primi due, sempre a 1/4 pollice. Poi andiamo a cucire il secondo. Ok, una volta cuciti andiamo a stirare le cuciture verso l'esterno. Andiamo a dare una stirata veloce. E mettiamo da parte. Proseguiamo con la seconda striscia. Partiremo a questo punto da 1/2 quadrato. Ok, posizionato esattamente in questo modo e andiamo poi a terminare la fila con 2 quadrati interi, ovviamente colorati, quindi in questo modo, dritto contro dritto andiamo a cucire il primo e proseguiamo poi con il secondo. Ok, una volta cuciti andiamo a stirare le cuciture verso il basso, quindi verso la parte più colorata. Diamo una stirata veloce. E anche questo lo mettiamo da parte. Vedete che già si sta iniziando a formare la nostra foglia. Ultimo passaggio, quindi ultima fila. Partiremo sempre dal nostro mezzo quadrato posizionato anche lui in questo modo,
Proseguiamo con un quadrato intero colorato e finiamo con il nostro gambo. Che dovrà essere posizionato in questo modo. Quindi partiamo con il cucire i primi due quadrati. E cuciamo poi il nostro gambo. Una volta cucito, andiamo a stirare le cuciture, in questo caso verso l'alto. Ed ecco che abbiamo creato la nostra foglia. Ora andiamo ovviamente ad unire le nostre strisce, quindi andiamo a unire la prima con la seconda. Vi ricordo che alternando le stirature delle cuciture vi si formeranno i gradini che vi permetteranno di essere precisi. Ovviamente se volete potete anche aggiungere uno spillo, ok? Quindi andiamo a cucire la prima striscia. Ok, quindi una volta cucita andiamo a stirare la cucitura verso sinistra, quindi la apriamo con le dita e poi andiamo a dare una stirata veloce. E uniamo poi l'ultima striscia, quindi anche in questo caso dritto contro dritto. Ovviamente si saranno formati i gradini, andiamo a farli combaciare e andiamo a unire. Andiamo a stirare sempre verso sinistra. Ed ecco completata la nostra foglia. Come vedete è stato semplicissima da realizzare. Allora vi faccio vedere anche le altre già completate. Vi ricordo che devono essere due per colore, ok? Io le faccio già vedere. Questo è l'effetto che ne uscirà con il nostro kit. Ok, vedete che è proprio un effetto autunnale. Quindi le andiamo a preparare tutte, dopodiché ci rivediamo ed iniziamo ad assemblare il table runner. Ok, una volta cucite tutte le nostre foglie, iniziamo ad assemblare il nostro quilt.
faremo riferimento allo schema che trovate a pagina 5 del cartamodello. Io ve lo faccio vedere, poi ovviamente vi farò vedere le file cucite dal vivo, ok? Questo sarà lo schema dove posizionare le varie foglie. Per quanto riguarda invece le fantasie, deciderete voi quali colori accostare e dove posizionarli, ok? Quindi andiamo a vedere la realizzazione della prima fila. Ci serviranno ovviamente due foglie. Per quanto riguarda la prima fila, la prima foglia sarà posizionata che guarda verso l'alto, la seconda sarà posizionata che guarda verso il basso. Andiamo a dividerle con il sashing, quindi con il rettangolo da 9 pollici e mezzo che abbiamo tagliato in precedenza dal tessuto di fondo. Quindi dritto contro dritto e andiamo a cucire sempre a un quarto di pollice. Ok, e andiamo poi ad unire ovviamente il secondo. Ok, una volta fatto questo andiamo a stirare il nostro sashing, ok? Allora, in questo caso deciderete voi se andare a stirare le cuciture verso l'interno oppure verso l'esterno, è indifferente. Io lo andrò a cucire verso l'interno, quindi andiamo a dare una stirata veloce. Ed ecco qui la nostra prima fila. Ora, una volta che l'abbiamo cucita, andiamo a chiuderla sotto con il rettangolo che abbiamo tagliato in precedenza da 20 pollici. Ok? Allora io vi faccio vedere, questo è più lungo. Voi andate a prendere il rettangolo da 20 pollici, andiamo a cucirlo e abbiamo terminato la nostra prima fila. Ok? Quindi questo è quello che dobbiamo andare a realizzare. Vi ho fatto vedere lo schema precedentemente, quindi andiamo a seguire lo schema per posizionare appunto le foglie, sia per vedere se guardano appunto verso l'alto o verso il basso. Ci rivediamo dopo, le vado a cucire tutte anch'io, così ve le faccio vedere anche dal vivo, e poi andiamo ad unire tutto il nostro table runner. Ed ecco che abbiamo posizionato le nostre foglie. Io vi faccio vedere l'effetto finale. Ok, ovviamente come ho detto più volte nel video, potete mischiare le fantasie appunto delle foglie come più vi piace. Io ho seguito quello che è stato lo schema del cartamodello. Quindi, una volta che abbiamo fatto questo, manca solo di attaccare i bordini finali, quindi i due laterali e il bordino sopra e sotto. Per quanto riguarda i bordini, andremo ad utilizzare per i laterali le quattro strisce che abbiamo tagliato del tessuto di fondo, quelle alte appunto 110, quindi alte tutta l'altezza del tessuto. Le andiamo ad unire insieme in modo da formare appunto due strisce più lunghe e andiamo a posizionarle e quindi a cucirle per creare i nostri bordini. Siccome c'è una cucitura che appunto unisce le due strisce, andremo
a ricavare dal nostro quilt, quindi dal nostro table runner che abbiamo già cucito, la metà, ok? E andremo a posizionare esattamente la cucitura delle nostre strisce, quindi del nostro bordino. Lo andremo a fare sia da una parte che dall'altra, in modo che appunto le cuciture siano simmetriche. Una volta che abbiamo cucito i due bordini laterali, andiamo a cucire il bordino, quello superiore e inferiore, e andremo ad utilizzare le strisce che abbiamo tagliato in precedenza, quelle da 25 pollici, ok? Quindi andiamo a cucire prima i due bordi laterali, dopodiché il bordo superiore e inferiore. Cuciamo tutto e ci rivediamo poi per vedere appunto l'effetto finale. Ed ecco così che abbiamo terminato il nostro progetto. Io ve lo faccio vedere appunto in questo modo, perché comunque il progetto è piccolo, ok? Quindi ho evitato di appenderlo. Perfetto, come avete potuto vedere il progetto è stato molto semplice da realizzare, ok? Potete chiudere e quindi terminare il lavoro aggiungendo un binding e quindi chiudendo direttamente il lavoro così com'è. Se invece volete farlo più largo, potete allargare la striscia che compone appunto il bordo di chiusura, o altrimenti potete poi decidere se farlo ancora più lungo, quindi aggiungendo altre foglie, oppure farlo leggermente più piccolo. Diciamo che questo tipo di pattern e di progetto vi permette un po' di scegliere quella che è la vostra misura preferita in base ai tavoli che avete. Allora, adesso mi fermo un secondo, ci rivediamo tra un attimo che vi lascio le ultime informazioni, quindi riassumiamo un po' quelle che sono le informazioni per realizzare questo progetto. Bene Quilters, siamo giunti alla fine. Prima di salutarci vi lascio delle informazioni, diciamo, riassuntive per quanto riguarda questo progetto che abbiamo realizzato. Il progetto si chiama Autumn Falls Runner, ok? È un progetto gratuito di Robert Kaufman. Io poi vi lascerò il link per poterlo appunto scaricare gratuitamente. Il progetto che ho fatto io in video, quindi la misura che avete visto, è la misura originale del cartamodello, quindi sarà finito 22 pollici e mezzo per 64 pollici e mezzo. Vi serviranno un tessuto di base e vi servirà anche 6 colori, 6 fantasie autunnali per creare appunto le foglie. È un progetto fat quarter friendly, quindi per quanto riguarda appunto i tessuti colorati potrete usare anche i fat quarter, andranno benissimo anche quelli. Progetto libero per quanto riguarda le misure, quindi potrete decidere se farlo più lungo, più stretto, più largo, potrete appunto scegliere voi come farlo in base poi alle dimensioni dei vostri tavoli. È un progetto semplicissimo, l'avete visto, quindi è adatto sia alle principianti che alle più esperte. Per quanto riguarda il kit invece, che metteremo noi in vendita, sarà il kit con i colori che avete visto appunto utilizzati in questo video. Spero di avervi detto tutto, spero che il progetto, come avete visto, velocissimo da realizzare, vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo video, il prossimo video sarà un progetto prettamente natalizio. Ciao!